Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città. Sono più di 100 anni che al parco della Luna arriva Sonny Boy coi cavalli di legno e la sua donna Fortuna, i denti di ferro e gli occhi neri puntati nel cielo. Un saluto a tutti coloro che seguono le rubriche di Eduradio Liberi Dentro e che oggi incontrano Sonny Boy. Nato a Ferrara, pieno di segni e sulle braccia la mappa delle stelle, un uomo con gli occhi nel cielo puntati sul futuro, un uomo che forse possiamo incontrare qui, a metà strada tra Ferrara e la Luna, in via dell'Arginone 327, dove si trova la casa circondariale della città. È proprio la città della casa circondariale, attraverso le persone che quotidianamente sono impegnate in varie attività all'interno, desidera continuare a esprimersi in queste rubriche nello spirito di Eduradio, creando un ponte fra la città e il carcere. Vogliamo far risuonare gli echi di alcune parole che raccolgono significati profondi e, come spesso accade, portano accenti sorprendenti se ascoltati da dentro. Sonny Boy e la sua donna Fortuna ci aprono vie di incontro che vorremmo fossero terreno di conoscenza reciproca. In ogni puntata da Ferrara, i volti degli attori del laboratorio di teatro, realizzato nella casa circondariale da più di 15 anni dal Teatro Nucleo, ci regaleranno una parola chiave. Diverse prospettive cercheranno di farla risuonare per comprenderla meglio nel contesto del carcere. Oggi Sonny Boy si presenta a noi con il suo stigma, come uno zingaro seduto sul muro con gli occhi puntati sul futuro. Quel giudizio che si forma a partire dal come, con sottointesa la conoscenza del secondo termine di paragone. È il sottointeso, il considerare ovvio sapere di cosa si tratta quando diciamo ad esempio zingaro, così come detenuto o come poliziotto. Questo sta alla base del giudizio e spesso del pregiudizio. Per chi vive nel carcere è chiaro che un giudizio condiziona interamente la vita, in termini legali, il giudizio di un giudice in relazione a ciò che è stato il motivo della reclusione. Ma il peso del giudizio più spesso è legato ai pregiudizi che alla messa in atto della giustizia. Sono i pregiudizi sentiti come condizionanti ad aggiungere pesi talvolta insormontabili. E così, paradossalmente, anche da parte di chi è dentro si formano dei pregiudizi, si affrettano i giudizi sulle persone e sulle situazioni e si emettono sentenze senza appello. Come uno specchio, il rapporto fra società fuori e società dentro si basa sulla stessa dimensione di giudizio. Come passare dal giudizio e soprattutto dal pregiudizio alla conoscenza? Questa è la domanda guida che auspichiamo per coloro che entrano in carcere come cittadini a vario titolo e soprattutto per tutti quei cittadini che non hanno ancora e mai avuto il modo di entrarci per qualunque motivo. Ma anche per chi esce dal carcere auspichiamo la stessa domanda. Come persona che scontata una pena può e deve essere un cittadino nella società di tutti. Come si dice giudizio in ebraico? In ebraico si dice din. Bet din vuol dire il tribunale. Bet vuol dire casa di, casa del giudizio, tribunale. Quindi è un giudizio anche nel senso proprio giuridico del termine. E per capirlo possiamo fare un esempio. Nella tradizione ebraica ci sono tanti precetti, tanti comandamenti rivolti in modo specifico al popolo ebraico. Però c'è anche una serie di comandi rivolti a tutta l'umanità. Questi comandi si chiamano i precetti di Noè, perché fanno riferimento alla scena del diluvio, al patto che è posto dopo la scena del diluvio.
E questi valgono per tutta l'umanità, non c'era ancora il popolo ebraico, c'era tutta l'umanità nelle sue grandi divisioni che gli saranno poi successive, di Sem, Cam e Yafet, questi figli di Noè, da cui nascono tutti i popoli. In breve, questi precetti valgono per tutti. Cosa dicono questi precetti? Sono sette, noi li esamineremo tutti. La prima parte sono proibizioni, e cioè contro l'omicidio, si proibisce l'omicidio, il furto, la bestemmia, i matrimoni irregolari e così via. C'è solo un precetto che è affermativo e dice che tutti devono costituire, tutte le civiltà devono costituire un bet din, un tribunale, ma più in senso più generale una legge. Una legge che ha anche delle richieste e quindi dei giudizi da esprimere se uno non si conforma a quella legge. Quindi un primo significato, del mondo ebraico è che effettivamente le leggi ci vogliono e ci vogliono per tutti. E che queste leggi hanno anche un valore, non solo di regolamentare il comportamento collettivo, ma hanno anche una componente, in certi casi, punitiva. Però questo è un primo significato del termine giudizio. Poi diamo un altro significato che è rimasto tra di noi, in forma proverbiale, il giudizio di Dio. E cioè se ci sono dei comportamenti collettivi, anche personali, ma soprattutto collettivi non corrispondenti alla legge, allora le vicende della storia avranno una certa piega e questa piega porterà anche delle sventure, ma non come fine, ma come mezzo, cioè per far ravvedere il popolo, per far cambiare mentalità alla gente, per poter poi essere perdonata nella sua situazione e poter ricominciare. Il popolo ebraico ha letto molto a lungo le sue vicende con questa linea interpretativa, su cui si può certamente discutere, su cui si può essere anche non d'accordo per certi aspetti, per certa meccanicità, però è così molto importante perché la punizione non è un fine, ma è un mezzo per poter ricominciare, per potersi riconciliare con Dio e con gli uomini. Che cos'è il giudizio? Il giudizio è ciò che si pensa di qualcuno, cioè la valutazione che si dà a proposito di un fatto, di qualcuno, oppure di qualcuno, di una persona, di un avvenimento. Ma è anche la capacità di giudicare. Il verbo greco krino significa giudico, in senso, quindi anche la nostra parola critica deriva da questo, quindi la capacità di giudicare in modo consapevole qualche cosa. Crites era il giudice, ovvero anche l'arbitro, e il criterion era il luogo dove si giudicava, ma era anche il modo per giudicare il vero dal falso. Qual è il significato che io come insegnante, con l'esperienza che ho avuto del carcere, posso dare a questa parola? Allora, innanzitutto tutto ciò che riguarda il giudizio nella sua accezione legale non mi interessa, nel senso che non è questo il mio compito. E in carcere le persone si trovano perché già un giudizio in parte è avvenuto o sta per avvenire nei loro confronti, sta per essere in qualche modo stabilito. Non è questo quello che riguarda l'insegnante. Che cos'è il giudizio per me? Il giudizio è la capacità di valutare correttamente gli aspetti positivi della situazione e quindi trarre gli aspetti positivi che possano aiutare le persone a crescere. Io quindi non devo giudicare chi ho di fronte, né perché si trova lì, ma devo giudicare e saper valutare ciò che di buono, perché tutti noi abbiamo un portato assolutamente positivo, oltre a delle esperienze negative che si inseriscono nel nostro percorso. Quindi saper
valutare ciò che c'è di positivo e saper trarre le giuste conseguenze che mi permettono di creare un legame, una rete, un percorso che unisce le persone. Quindi valutare le criticità, saper giudicare ciò che è bene stimolare da ciò che invece è meglio non portare alla luce, per evitare anche di offendere o di ferire le persone, e quindi trovare un elemento che mi permetta di quindi valutare ciò che mi permette di portare tutti, non dico sullo stesso piano, perché non è mai così, ma trovare, diciamo, un cordone a cui aggrapparsi tutti quanti per poter cominciare o ricominciare a parlare di sé e quindi a mettere a disposizione degli altri la propria esperienza. Quindi il giudizio che io do della mia esperienza in carcere è estremamente positivo ed è legato al fatto che credo, insomma, spero di aver aiutato molte persone, ma io stessa sono cresciuta, e di averle aiutate a crescere un po', quindi rimettendosi in gioco. Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città. Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città. Benvenuti a tutte e a tutti sulle onde di Radio Fujiko 103.1 di Teletricolore 636 del canale 118 di Lepida TV. Siamo quelli di Eduradio e TV.
la trasmissione, il progetto radiotelevisivo che parla al carcere e alla città, cerca di fare ponte tra queste due realtà, considerando sempre il carcere come un pezzo della nostra vita, un pezzo importante per riflettere su tante cose, su tanti valori e sul modo di costruire una società giusta, che sia secondo le leggi e nello stesso tempo sempre sia vicino ai propri fratelli e sorelle più in difficoltà, tra cui anche quelli che si trovano in questo momento in una situazione di detenzione. Un saluto particolare a chi ci sta seguendo da Bologna, dalla casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna, ma anche dalle altre case circondariali della regione. In questo spazio delle rubriche di Eduradio TV, oggi parliamo di, continuiamo l'ascolto di alcune lettere dal carcere che vengono realizzate grazie all'associazione Il Libro Parlato, amiche e amici che sono donatori di voce, e il montaggio di Marzio Bossi. Queste lettere che ascoltiamo sono state raccolte da Ristretti Orizzonti e sono state già pubblicate e messe online, quindi stiamo parlando di testimonianze pubbliche e conosciute. Oggi abbiamo due testimonianze. La prima è quella di Marianne, che ci racconta un po' che cosa significa, ci fa avvicinare a questa cosa, cosa significa arrivare in Italia come straniero e finire in carcere. Si potrebbe dire con una certa anche durezza, se ecco, te lo dovevi aspettare, non dovevi delinquere, adesso sei ripagato per quello che hai fatto, però dobbiamo cercare di entrare dietro il problema e capire anche la situazione nelle quali ci si trova, in un carcere che non è del proprio paese, e per questo molto utile ascoltare Marianne. E poi Nicola, invece, un testo del tutto diverso, molto interessante, non tanto il carcere, ma una rievocazione di quella che è stata la migrazione all'interno dell'Italia. Quindi dal carcere scrive dei suoi ricordi di migrazione con la sua famiglia. Quindi grazie a Marianne e Nicola per questi testi, grazie anche per gli amici del Libro Parlato. A voi l'ascolto. Quando uno straniero viene arrestato e messo in carcere, a volte può accusare solo se stesso, soprattutto quando si tratta di reati di droga. I corrieri della droga lo fanno per lucro, oppure perché amano la vita rischiosa, ma il più delle persone lo fa per la povertà molta che c'è nel loro paese. Queste persone, pur sapendo il pericolo a cui vanno incontro, accettano di rischiare pur di riuscire ad aiutare i propri familiari a procurarsi il minimo necessario per sopravvivere. Così, sono in molti come me a ritrovarsi lontani dalla propria casa e famiglia in un paese sconosciuto. Qualche anno fa, quando venni arrestata e messa in un piccolo carcere con altre 20 donne, mi sentii doppiamente carcerata. Le mura e le sbarre furono il primo duro impatto con il carcere, ma il secondo, anche più duro, venne dal fatto che non conoscevo nemmeno una parola d'italiano e non potevo comunicare con nessuno. C'era una terribile barriera costituita dalla lingua. Per quanto posso vedere stando in questo carcere, in Italia con il francese o l'inglese o il tedesco non vai molto lontano. Io mi sono trovata handicappata in Italia, paese che vuole appartenere all'Europa, procedendo in mezzo a una grande burocrazia di domandine e documentazioni che ero costretta a firmare senza conoscerne il contenuto. Ho avuto bisogno di cure mediche e per spiegarmi ho utilizzato il dizionario, non sapendo poi se il medico mi aveva capito. Per almeno 2 mesi mi ha prescritto della vitamina B per curarmi dei disturbi al cuore e la pressione del sangue alta. Ero vicina alla disperazione. Lo stesso vale per il mio primo interrogatorio. Mi è stata affiancata un interprete francese invece che olandese, così non ho potuto spiegarmi bene.
Dietro richiesta del mio avvocato, che sottoponeva al giudice il problema dei documenti scritti in una lingua che io non comprendevo, il giudice rispose che io potevo ottenere i documenti scritti nella mia lingua pagandoli. Come potevo pagare? Essendomi stato sequestrato tutto il contante che avevo e non avendolo più riavuto indietro. Anche trovare un buon avvocato è stata per me una cosa quasi impossibile. Mi hanno affiancato un legale d'ufficio, il quale, invece di prendersi cura della mia difesa, tutte le volte che lo incontravo mi spiegava che lui non poteva vivere con quello che gli passava lo Stato. Nel rimanente tempo dell'udienza mi parlava di una punizione da un minimo di 12 a un massimo di 20 anni. Tutte le volte che lo incontravo con questi discorsi, alla fine mi sentivo depressa almeno quanto lui, e l'angoscia mi chiudeva la gola fino a togliermi il respiro. In carcere le altre detenute mi hanno detto che la mia punizione sarebbe stata non più di 6-7 anni e mi hanno fornito i nomi di diversi legali a cui ho scritto, chiedendo se volevano assistermi. Ma con mia somma delusione, nessuno si è fatto vivo, per paura di non riscuotere la propria parcella, essendo io una straniera e non avendo familiari vicino. Alla fine, una mia cara amica mi ha presentato al suo legale, che ha accettato di difendermi. Con questo avvocato potevo solamente parlare usando le mani, con la porta aperta e alla presenza di un agente che poteva ascoltare tutto quello che dicevamo. È stata una grande sorpresa per me. Questi metodi nel mio paese non sono in vigore, ma l'avvocato mi ha spiegato che in Italia sono normali. Di positivo ho trovato, circa 2 mesi dopo l'arresto, di poter frequentare un corso di lingua italiana. Imparare una nuova lingua è stato molto divertente, un po' come ricevere una nuova personalità, e gli italiani sono tanto simpatici e mi hanno dato l'impressione che potevo parlare bene la lingua in pochi mesi. Però ho perduto la mia lingua nella buca. L'italiano è una lingua cantata, per me molto difficile. I miei pensieri, così semplici ed eleganti nella testa, escono piatti e infantili, ma soprattutto senza colore ed espressione. La sensibilità di scelta del tono giusto tra l'ironia e il cinismo non mi è chiara in italiano. Tutte le frasi hanno costruzioni che non sono le mie naturali. La consapevolezza di esprimerli in modo incomprensibile e la confusione delle mie idee mi fanno paura. Mi fanno pensare di essere strana, bizzarra, ingiusta, sentimentale, nel caso migliore di essere una straniera divertente. Ci sono momenti in cui capisco tutto quello che dicono gli altri, altre volte capisco solo la metà e il mio cervello non lavora. Talvolta perdo totalmente la traccia e in questi momenti vorrei scoppiare in lacrime e scappare. Nonostante trascorrano gli anni, la solitudine pesa di più. Mai poter parlare nella propria lingua mi sembra orrendo. A conclusione di questa mia avventura, penso che la legge debba essere uguale per tutti e non lasciar soffrire di più lo straniero, perché pene giuste dovrebbero prevenire la sofferenza inutile. Mentre il carcerato italiano, comportandosi bene, può usufruire di pene alternative, di qualche permesso per andare a casa, di 2 telefonate al mese con poco costo, dei colloqui con i familiari. Lo straniero di tutto questo non può avere niente e può solo aspettarsi di essere espulso alla fine della pena. Era l'estate del 1960. Io ero piccolissimo. L'unico brandello di ricordo che ho del mio viaggio verso Torino, proveniente dalla Puglia, è che ero stanco e volevo dormire. In treno non c'erano posti, quindi mi addormentai su una delle valigie di cartone che mio padre portava con sé. Io e mio padre eravamo l'avanguardia della nostra famiglia e seguivamo il fratello di mio padre, zio Domenico, già da alcuni anni residente in Piemonte con l'ambito posto di operaio Fiat.
Mio padre aveva lasciato la nostra terra natia perché allora, come ora, il lavoro era scarsissimo e mal pagato. Aveva fatto il bracciante e prima di partire per il Piemonte lavorava nella pietraia, così l'ha sempre chiamata, come cavatore di pietre. Mi diceva che era un lavoro massacrante. In Piemonte io fui affidato alla moglie di mio zio. Non conservo un ottimo ricordo di quel periodo. E mio padre trovò lavoro in una ditta, la Viberti, che faceva tubi di cemento per condotti. Riuscì, risparmiando, a trovare casa e mobilio, una vecchia casa cantoniera, immersa nel verde, ma con dei topi grossi come i gatti e senza energia elettrica. Mia madre ci raggiunse nel 1961, dopo che nacque mio fratello Ruggero. Così la famiglia si riunì. Mio padre, mia madre, mia sorella Teresa ed il piccolo Ruggero. Finché restammo in campagna non ci furono problemi di sorta. Giocare nei pioppeti, raccogliere frutti di bosco erano le mie attività preferite. Mio padre e mia madre, applicando un antico detto contadino, tanti figli, tanta ricchezza, mi diedero la gioia di vivere in una famiglia numerosa. Nel 1968 avevo 6 tra fratelli e sorelle, io, Teresa, Ruggero, i pugliesi, e Celestino, Gianni, Mimmo, Lucia, i piemontesi. Tutti più giovani di me, in casa nostra la tristezza e la noia non erano ammessi. I primi problemi di integrazione li ebbi quando iniziai le scuole. Infatti parlavo pochissimo e male l'italiano. Il primo anno di scuola fu per me molto duro e fui regolarmente bocciato. Mia madre fu chiamata in direzione e pregava di cercare di parlare l'italiano in casa. E ci provammo, ma dopo pochi minuti si tornava all'armonico e melodioso pugliese. Andammo ad abitare in un paese vicino a Torino, nelle case diroccate nel centro storico. Lo facemmo perché mio padre cambiò lavoro. Anche lui, come mio zio, lavorava ora per una fabbrica che produceva balestre per auto e camion Fiat. Lavorava vicino agli alti forni dove venivano forgiate le balestre e andò in pensione con grossi problemi ai polmoni. Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città.